Salve a tutti, Alessio Santoni, agronomo. Oggi ci troviamo a Filottrano presso l'azienda agricola Scortichini. Anche se è una giornata fredda, oggi andiamo a vedere un impianto di bambù in una fase abbastanza avanzata. Controlleremo e verificheremo il diradamento del bambù. È un bel impianto e, ripeto, come al solito, la storia. Io non sono un commerciale per le ditte di bambù, quindi non c'entro nulla con i rivenditori. Questa collaborazione con l'azienda Scortichini è nata 2 anni fa, sia sulla in base alla mia curiosità, ma soprattutto anche al fatto che questo impianto ancora stentava a svilupparsi. E con i titolari abbiamo deciso di fare delle analisi al terreno, poi in base all'analisi al terreno abbiamo fatto le dovute concimazioni e adesso il bambù seto sta in una fase abbastanza sviluppato ed oggi la ditta sta effettuando il diradamento delle piante. Andiamo a vedere cosa stanno facendo. Ecco, questo è l'impianto di bambù. Qua vedete la zona già diradata, mentre dall'altra parte, sulla sinistra, è la zona ancora da diradare. Questo è un impianto di bambù di 3 anni, impiantato a settembre 2014. È un impianto che dalle prime fasi iniziali molto stentate è riuscito a svilupparsi in maniera molto molto forte, e quindi ha fatto cespugli abbastanza sviluppati. Ecco, vedete qui questa fase di pulizia, e questa invece sulla sinistra, ecco, questi sono i cespugli di bambù. Ecco, vedete qui sinistra sempre cespugli di bambù, e a destra invece fase di pulizia del bambù. Ecco, diradamento delle piante di bambù. Ecco, diradamento, pulizia e diradamento delle piante di bambù. Qui si vede meglio il diradamento dell'impianto di bambù. Guardate che impianto sviluppato al massimo. Qui, per diventare questo bambù, abbiamo fatto analisi del terreno e fertirrigazione con elementi nutritivi centellinati. Ottimo risultato, collaborazione tra il sottoscritto e l'azienda agricola Scortichini. Guardate che vegetazione,
diradamento bambuseto di 3 anni. Vedete anche l'altezza delle piante. Questo è il diradamento del bambù, zona Filottrano Ancona. Vegetazione, buona vegetazione, buono sviluppo. Vedete, ogni tanto lascia delle piante ogni metro. Questo consentirà il prossimo anno di avere molti germogli, perché l'incasso del bambuseto è su due prodotti: il germoglio che ci sarà tra marzo e maggio e la canna. Il germoglio di bambù si mangia. Guardate la vegetazione, che bel sviluppo. Ecco, guardate i resti del diradamento, questo poi verrà trinciato con trituratore. Questo è un impianto di bambù di 2 ettari. Diradamento di impianto di bambù.